Affrontare la transizione digitale e migliorare gli asset aziendali in chiave innovativa è l'obiettivo del nuovo progetto di affiancamento manageriale messo in campo da Confindustria Benevento, guidata dal presidente Oreste Vigorito. Un servizio rivolto alle imprese sannite, realizzato nell'ambito di Industria 4.0 in collaborazione con Campania Digital Innovation Hub. Si punta dunque sull'innovazione, una sfida non più rinviabile, commenta Pietro Di Lorenzo, presidente della sezione automotive di Confindustria Benevento e CEO della Powerflex SRL, tra le prime aziende ad aver aderito all'iniziativa. Abbiamo trovato estremamente interessante attivare anche noi questo tipo di indagine. Vengono offerti dei servizi alle imprese che permettono di fare informazione, formazione e diffusione, diciamo, in materia di innovazione e trasformazione digitale, ai quali viene seguito un affiancamento alle aziende per fare un'analisi dei fabbisogni, delle opportunità e delle opzioni tecnologiche verso 4.0. E dunque il presidente della sezione automotive ribadisce: per avere accesso all'attività, diciamo, del futuro, necessariamente bisogna inseguire con convinzione il discorso della transizione verso 4.0, perché permette di avere una serie di strumenti di controllo e di gestione delle aziende che spostano l'azienda direttamente su un altro piano, che è quello dell'innovazione tecnologica, quello della competizione su programmi ambiziosi per quello che riguarda tutta la parte di tecnologia e transizione.